Siamo qui con Coach Besio, partita veramente thrilling, vinta dopo due supplementari di 7, partiti benissimo, 31-13 dopo 12 minuti, con grande difesa, Cerro ha inseguito tutta la partita e è riuscito a raggiungerci a 2 secondi dalla fine sul 69 pari e poi gli overtime. Sì, c'è anche un detto che dice che chi parte razzo finisce in un altro modo. Devo dire che in effetti per noi è stata un po' una partita dai due volti, perché dopo un inizio molto buono, ci siamo un po' inceppati. Però devo anche dire che era anche prevedibile, perché comunque Cerro, al di là dei punti che ha in classifica, è comunque una squadra ottima. Non solo ben allenata, ma con giocatori esperti, capaci di stare in campo, tant'è vero che sono stati bravissimi nell'adattare la difesa alle nostre situazioni d'attacco e già nel secondo quarto il bottino nostro è molto diminuito. Per cui ne è uscita una partita che poi ci ha visto così nel tempo, nella progressione dei minuti, aumentare a livello proprio di poca tranquillità. E questo ci ha portato comunque magari a essere non tanto attenti in difesa, anche perché abbiamo impiegato troppo a fare alcuni adeguamenti, soprattutto su De Tomasi, che comunque attaccava il nostro lungo, e mi sembrano delle situazioni un po' strane per dei giocatori che comunque un po' di esperienza ce l'hanno. Comunque niente, ripeto, sapevamo che di incontrare una squadra tosta, una squadra rognosa, da sempre. Le caratteristiche dei giocatori che hanno è quella di dare un'idea di squadra difficile da incontrare e abbiamo vinto, quantomeno dopo due supplementari, una cosa che non è mai accaduta quest'anno di andare a supplementare. Devo dire che comunque sono stati bravi loro al primo supplementare a recuperarci, perché sono sempre stati sotto nel punteggio. Sono andati avanti loro nel primo supplementare, bravi noi a recuperare 6 punti di svantaggio sul finire e bravi poi a giocare l'ultimo quarto con determinazione e con la mentalità per vincere. Queste sono situazioni. L'ultimo supplementare. Eh sì, l'ultimo supplementare, quando ci sono queste situazioni la tattica scompare, diventa tutto a livello di presenza, a livello di capacità di stare in campo e sapere che cosa fare per fare sempre e avere sempre qualcosa di utile ad ogni azione. Quindi siamo passati anche attraverso questa esperienza, buona, ecco, se avessimo perso sarebbe un po' diversa, però ecco, due supplementari con una vittoria, bene. Sicuramente, come dicevi tu, si è visto un carattere ben delineato, nel senso che appunto l'inerzia era loro nel primo supplementare, erano avanti e poi a 40 secondi alla fine siamo riusciti con dei liberi a pattare e difendere bene sull'ultimo possesso loro e poi abbiamo fatto bene all'inizio del secondo supplementare, loro sono rientrati, però poi noi siamo riusciti ancora a reagire e chiudere la partita. Sì, siete stati bravi a dare la zampata vincente. Tra l'altro volevo aggiungere che anche oggi è una defezione importante per quelle che sono le nostre rotazioni, Marzorati non c'era, poi alla fine anche oggi abbiamo giocato con degli assetti un po' strani, per cui questo poteva non dare certezza o non dare sicurezza. Invece ci sono state delle buonissime risposte. Alla luce delle prossime due partite nelle quali affrontiamo comunque due squadre di valore assoluto che viaggiano nei piani alti della classifica, che vogliono comunque lavorare per raggiungere i playoff o quantomeno consolidare la posizione che hanno là davanti. Per cui vediamo, ecco, mi piacerebbe giocare liberi di testa, perché alla fine. Queste partite bisogna essere capaci di affrontarle in questo modo e poi comunque vanno giocate. Magari a Cassano con un Marzorati in più. E magari Cassano con un Marzorati in più, senza nulla da perdere, se riuscissimo a essere belli freschi, sapendo che di incontrare una squadra forte, sai, lì la palla pesa di meno, ecco, quindi, anche perché mentalmente tutti sono
coscienti che ci potrebbe stare anche una sconfitta contro una squadra di quel tipo lì. Però quando si parte così, si è un po' liberi, magari ci si offrono delle prestazioni piacevoli quantomeno.